Dopo più di 40 anni sembra essere giunta alle ultime battute finali la questione irrisolta di Piano Geraci. 192 immobili di edilizia economica popolare, molti dei quali assegnati, ma mai entrati a pieno titolo nelle proprietà degli aventi diritto. Una battaglia portata avanti in questi anni dagli aventi diritto che, oltre ad adire alle vie legali, hanno anche protestato più volte dinanzi al Comune. Un iter che è stato accelerato dalla seconda Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici e Urbanistica. Il cosiddetto piano Geraci che tutti conosciamo prevede una convenzione tra il comune di Caltanissetta e la ditta costruttrice, la ditta Geraci, convenzione che è stata stipulata nel 1975. Questa convenzione prevede tra le altre cose la istituzione di una commissione che avrebbe dovuto occuparsi della vendita degli alloggi e anche in particolare la fissazione del prezzo degli alloggi. Questi alloggi in realtà non sono stati mai venduti, sono stati stipulati i preliminari, ma le vendite non sono state effettuate, tranne in alcuni, in pochissimi casi. La seconda commissione ha ritenuto, anche se sono passati più di 40 anni, di muoversi in questo senso e quindi di istituire quella commissione che non si è mai costituita. Chiedendo alle organizzazioni sindacali la designazione dei loro componenti e invitando l'amministrazione e l'ufficio competente a convocarci in consiglio comunale per la elezione dei 7 componenti consiglieri comunali che devono far parte di questa commissione. Quindi, morale della favola, siamo a un passo dalla costituzione della commissione che dovrebbe occuparsi appunto delle condizioni per la vendita degli alloggi. Anche se dovesse rimanerne uno solo proprietario interessato a che la commissione appunto faccia quello che appunto sono le sue competenze, è giusto che la commissione si istituisca, perché è un doveroso nei confronti di tutti coloro i quali da tanti anni aspettano appunto questa commissione che faccia il proprio dovere.